Bambini, andiamo in gita! Sì! Andiamo a vedere la fabbrica di cioccolato. Wow! Ma poi possiamo mangiarlo il cioccolato? Beh, immagino che un po' di cioccolato potrete mangiarlo. E vai! Ragazzi, oggi andiamo in gita! Sì! Non ci credo, è un sogno? La gita ai giardinetti davanti alla scuola. Cosa? E ci andiamo a piedi. Non prendiamo neanche il pullman perché costa troppo. No! E prendete appunti perché vi interrogo. Ma prof, ma su che cosa ci puoi interrogare riguardo i giardinetti davanti alla scuola? Ragazzi, andiamo in gita. Sì! Ma in vacanza. Non ho detto vacanza, ho detto gita. Sì, vabbè, stessa cosa. E dove andremo? A Parigi. E vai, la città dell'amore. Uffa, io volevo andare a Barcellona a fare festa. Mi raccomando, dovete stare bravi. Sì, certo. Ecco il materiale che dovete portare in gita. Prendete il diario e segnate. Dovete portare il pranzo al sacco. Pranzo al sacco? Ma che schifo, non posso mangiare un sacco. Billy, vuol dire che ti devi portare un panino. E dovete vestirvi a cipolla. Vestirmi a cipolla? Ma poi puzzo. Vuol dire che devi vestirti a strati. Vestirmi a strati? Che sono, un panino? Ecco il materiale che vi serve per la gita. Il pranzo al sacco e poi il quaderno, il libro, la penna, il quaderno degli appunti. Prof, ma perché dobbiamo portare tutta sta roba? Ovvio, perché poi facciamo la verifica riguardo. No! Ma possiamo portare almeno il telefono? Assolutamente no! Ragazzi, si va in gita, si va in gita. Come materiale dovete... Si va in gita, si va in gita. Vabbè, portate quello che volete. Allora bambini, facciamo l'appello. Jessica, presente. Billy, maestra, mi sento che devo vomitare. Mettiti nei posti in prima fila, azzurra. Mi dà una caramellina, maestra. Adesso te la do, ma prima fammi trovare Billy. Billy, maestra, tra quanto arriviamo? Non siamo neanche partiti. Ma io mi annoio. Billy, ne abbiamo perso uno. Oh mamma mia, Billy, Billy, è qua, maestra. Oh santo cielo, mi hai fatto prendere uno spavento. E poi se ti perdevo cosa dicevano i tuoi genitori? La ringraziavano. Oh già, mi sono dimenticata di fare l'appello. Vabbè, ci siete tutti, no? Aspettate! Sento la voce di qualcuno. Vi siete dimenticati di me! Billy? Che scemo, si è svegliato troppo tardi. Professoressa, cosa aspetta? Fermi il pullman! Professoressa, non si fermi! Allora, dove posso sedermi? Nei primi posti ci sono i secchioni. Siediti qua! Possiamo parlare delle equazioni! E i professori. Vi tengo d'occhio, eh? Nelle ultime file ci sono i casinisti. Po, 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 po. Nah, mi metterò in mezzo. Uffa, adesso che mi sono vestita a cipolla, caldissimo, maestra, posso togliermi la giacca? No, perché tua mamma ha detto che altrimenti ti prendi il raffreddore. Beh, ma non c'è la mamma adesso, uffa! Sono proprio ribelle, mi sono tolta la giacca. Oh no, arriva la prof, devo rimetterla! Eleonora, ma cosa ci fai senza giacca? Ma sì, prof, non fa freddo e poi voglio essere carina. Vi avevo detto di mettervi la giacca. Ma... Billy, ma sei nudo? Prof, aveva detto di vestirsi a cipolla. Io non so cosa voglia dire e quindi ho lasciato le ascelle libere, che sicuramente sanno di cipolla. Vi prenderete un accidenti. Ma no, prof, fa caldo, non sente? E poi sono sicura che farà caldo anche stasera. Fa freddissimo, ma oggi faceva super caldo. Perché la temperatura si abbassa drasticamente durante la notte. Ce ne siamo accorti, secchia! Ragazzi! Sì! Dobbiamo dimostrare a quelli dell'altra classe che siamo i migliori! Sì! Ecco perché adesso canteremo tutti insieme questa canzone. Lapita F è la migliore! Lapita F è la migliore! Ragazzi, ormai siamo grandi e non dobbiamo fare la gara contro quelli dell'altra classe. Stai scherzando, vero? Certo! Abbasso la testa, C! Abbasso la testa, C! C'è? Cosa? I ragazzi della terza C non sono male. Vero? Forse dovremmo chiedere come si chiamano su Instagram. Sì! Ragazze, no! Non dovete andare dalla parte del nemico! Scusaci, Billy, ma quest'anno vogliamo trovare il fidanzato. No! Avete tradito la classe!
bambini, avete portato a pranzo il sacco? Oh no, ho portato solo il sacco. Ma che cos'è questo profumino? È il mio panino con dentro il pollo fritto. Wow, che buono. E il tuo com'è? Con insalata e pomodoro. Ah ah, sfigata. La mia mamma mi ha messo i biscotti. Me ne dai un pezzo, 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 me ne dai un pezzo. Anche a me, anche a me. Il pranzo al sacco è da bambini. Però posso andare al bar a comprarmi qualcosa? No, vi avevo detto di portare il pranzo al sacco. Ma così morirò di fame! Per il pranzo potete fare quello che volete, ci vediamo dopo. E vai! Andiamo a provare i piatti tipici! Come, prof? Ci lascia da soli? Così? Sì, non è quello che desideravate da anni? Ma non ci date da mangiare voi? Siete grandi, arrangiatevi. Ma io non ho portato il pranzo al sacco! E nemmeno i soldi! Speravo di scroccare il cibo a qualcuno! Ah, morirò di fame! Maestra, ma dove andiamo oggi? Ho sentito che andremo in un parco dei divertimenti. Sì! E vai! Parco dei divertimenti! Parco dei divertimenti! Guardate, lì c'è un parco divertimenti! E vai! Adesso il pullman parcheggia e andiamo al parco dei divertimenti. Perché non parcheggia? Ma l'ha superato! Bambini, oggi andiamo al museo! No! Che noia! Già, io lo trovo molto interessante. Billy, quello è il bidone dell'immondizia. Arte trash! Vi piace il museo, ragazzi? Beh, fatevelo piacere perché poi facciamo la verifica. Allora ragazzi, chi vuole può venire al museo con me. Gli altri invece possono andare con la prof d'inglese al parco divertimenti. Vabbè, vorrà dire che andrò al museo da sola. Le terrò io compagnia, prof. No! Bambini, adesso vi assegneremo le camere. Mi raccomando, maschi e femmine separati. Ea, che schifo le femmine. Tanto chi vi vuole? Tanto cosa fate voi? Giocate con le bambole? No, abbiamo l'MP3 per ascoltare la musica. E noi abbiamo i videogiochi. Allora, li hai portati i videogiochi? No, li ho dimenticati. La 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 la, yeah yeah yeah. Uffa, le femmine si stanno divertendo di più. Finalmente possiamo fare un pigiama party. Raccontiamoci qualche segreto. Chi vi piace? Nessuno! Dai Violet, diccelo! No, chissà cosa stanno facendo i ragazzi adesso. Uffa, vorrei andare dai ragazzi. Sì, sono diventati così carini. Chissà cosa stanno facendo adesso. Smettila di salutarmi. Mamma, mi imbarazzi. Ciao mamma, mi mancherai. Ah, finalmente un po' di pace. Oh, aspetta, ma mi manca davvero. Ciao a tutti team Olivieri, io sono Eleonora e questa era Elementari vs Medie vs Liceo in gita. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto e se vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale per entrare a far parte del team Olivieri. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Olivieri, olivoggi, olisempre. Ciao!